Dybala e Icardi, lo scambio tra Juve e PSG è una soluzione. Paolo non rinnova, Maurizio ha deluso ed è già alla fine della sua avventura parigina. Volete Icardi? Dateci Dybala. Era questa la provocazione tormentone che circolava sull'asse Inter-Juve nel 2019. Qualcosa si era persino mosso in tal senso, anche se uno scambio del genere non era semplicemente possibile. Però, le storie di Mauro Icardi e Paolo Dybala sono sempre rimaste intrecciate, ora lo sono più che mai. Dybala e lo stallo sul rinnovo, avventura con la Juve al capolinea, la situazione di Dybala non potrebbe essere più complicata. Dopo la guerra del 2019, è arrivata la pace della passata stagione grazie a un campionato da protagonista assoluto della gioia. Il rinnovo di contratto era diventato una priorità, ma all'ultima offerta estiva della Juve è arrivato un rilancio del giocatore che ha creato uno stallo infinito. Il botta e risposta di dicembre con Andrea Agnelli non ha visto nessun passo in avanti tra le parti. Nelle ultime settimane l'ulteriore strappo, le parole di Pavel Nedved che hanno palesato la cedibilità di Dybala, la brutta figura con annessa punizione per la cena vietata in Villa McKenny, la retromarcia del club su quella famosa offerta da top 20 e la disponibilità eventuale di ricominciare a parlarne solo alle attuali condizioni, 7,3 milioni netti. Resta la paura che Dybala faccia di nuovo muro, arrivando così alla scadenza naturale del contratto. È questo che la Juve vuole evitare a ogni costo, cercando soluzioni sul mercato, obiettivo 50 milioni di plusvalenza, almeno. Per riuscirci uno scambio appare nel calcio di oggi la soluzione più ovvia. Sondaggi dalla Premier, vedi Chelsea e Tottenham, se ne è parlato e se ne riparlerà col Barcellona, si ragiona anche o soprattutto col PSG. Icardi in rotta con il PSG, anche perché i parigini hanno a loro volta dei bei problemi da gestire, nella speranza che Neymar e Kylian Mbappé decidano di restare, in attesa di un accordo con l'Everton per trattenere Moise Kean, c'è Icardi ormai rotta di collisione. Tra un infortunio e l'altro anche lui ha quasi perso una stagione intera, dovrebbe tornare a disposizione di Maurizio Pochettino solo nei prossimi giorni, nel complesso l'avventura al PSG non è andata come sperato. Anche dalla Francia trapelano solo conferme riguardo al fatto che Icardi abbia deciso di cambiare di nuovo aria, l'ipotesi Premier è quella economicamente più interessante, ma da italiano acquisito un ritorno in Serie A è quello che lo attrae di più tra i sondaggi della Roma e i forcing della Juve.